Bentornati a questa puntata di Desk China. Vediamo insieme il nostro sommario. Partiremo dalla situazione macroeconomica del paese, proseguiremo poi con un servizio realizzato con l'aiuto di Salso Maggiore e vedremo anche le opportunità che i cinesi potranno rappresentare per la cittadina italiana. E poi concludiamo invece nello specifico analizzando un settore all'interno dell'export, quello che afferisce ai materiali ferroviari. Ne parleremo dunque in questa puntata. E come avete sentito nel nostro sommario, non possiamo non partire dalla situazione macroeconomica cinese. Con una serie di dati macro sono usciti la scorsa settimana, proseguiti nel weekend e poi l'ultimo è uscito proprio in settimana, cioè quello relativo all'inflazione. Iniziamo subito da quello che è identificato dagli analisti come il primo problema, la possibilità che in Cina si possa verificare la deflazione. Lo vedete, lo abbiamo rappresentato con una bolla all'interno della quale sta appunto la Cina pronta a scoppiare. I prezzi infatti, secondo quello che è stato pubblicato in settimana, sono in discesa netta rispetto allo scorso anno di circa il 3,8%. Una discesa che evidentemente fa preoccupare gli analisti, che dicono la deflazione non è più un rischio, sembra in Cina ormai una certezza. Questo si va a sommare ad un rallentamento dell'economia cinese con i dati sull'import e sull'export che hanno completamente mancato quelle che sono le attese degli analisti, portando la Cina nel mese di gennaio ad un surplus commerciale pari a 60 miliardi di dollari. E poi veniamo al secondo problema cinese. Qual è? È quello del debito. Lo abbiamo rappresentato qui con un cinese con alle spalle questo ingente debito. Tutti i cinesi che nascono oggi in Cina nascono con alle spalle già un forte debito. Questo è il problema non solo cinese, lo affrontiamo anche ovviamente nel vecchio continente, ma in Cina sembra un problema davvero insormontabile, stando alle ultime analisi degli analisti. Questo dunque per quanto riguarda lo scenario che in Cina si prospetta in questi giorni. Abbiamo chiesto anche ad Alberto Forchielli, presidente di Osservatorio Asia, di tracciarci quello che è in questo momento il rischio che sta affrontando la Cina. All'interno di questa intervista ci parlerà anche dell'andamento del fondo Mandarin 2. Sentite. Il tema Cina, in questo momento qual è secondo lei il rischio più grande che sta affrontando la Cina? Il rallentamento economico della Cina è nei fatti, anzi io credo che un po' i numeri siano taroccati, non crescono mica al 7 come dicono loro, se va bene crescono al 5 perché l'energia cresce al 3, 3,5, ci fanno credere che si sta espandendo il settore servizi, ma non è così. Un rallentamento della Cina ci stava. Quello che mi preoccupa invece è questa politica di chiusura nei confronti del mondo esterno che la Cina sta attuando, tipo bloccare le VPN. I VPN sono Virtual Private Networks, sono dei programmi che uno si installa attraverso i quali riesce a superare la grande muraglia di internet. Adesso se vado in Cina, io per tutto il tempo che sono in Cina sono tagliato fuori dal mondo, non mi sembra una cosa divertente. Seconda cosa sono gli enunciati che sono in corso di implementazione, che gli studenti cinesi devono essere assolutamente blindati e isolati da qualcun tipo di influenza occidentale, e la chiusura la Cina non ha mai fatto bene. La decadenza della Cina nei secoli scorsi cominciò quando decise di